Ehi, Jonas, oggi dobbiamo andare al tirocinio alla base degli acchiappafantasmi. Purtroppo non ne ho molta voglia. A te va di andare? Sì, mi va di andare al tirocinio, mi piace stare lì. Quello che non mi va è svolgere compiti noiosi come pulire e riordinare. Speriamo di non doverlo fare anche oggi. Ho voglia di vedere un fantasma. Hai proprio ragione, anche io voglio vedere un fantasma. È così eccitante. Quei lavori di ufficio invece sono deprimenti, proprio come riordinare la cameretta. Beh, dai, andiamo ora. Hai ragione, Marvin, non perdiamo altro tempo. Andiamo. Oh, ma che cosa è successo? Che cos'è tutta questa confusione? E che cosa sono quelle macchie verdi viscide lì per terra? Oh no, non si tratterà mica di quel mostro viscidone. Qui si mette male, Jonas. Guarda lì. La stanza è nel caos più totale. Ci sono macchie verdi dappertutto. Ci sono dei libri sul pavimento. E anche l'attrezzatura degli acchiappafantasmi è per terra. Salve bambini, non vi ho sentito arrivare. Pensavo che sareste venuti così presto. Meglio così. Buongiorno Tony. Sì, buongiorno, ma che cosa è successo? Oh, avete già visto. Diciamo che gli acchiappafantasmi oggi hanno avuto delle difficoltà durante l'addestramento. È qui che entrate in gioco voi due. Il vostro compito per oggi è di ripulire tutta la stanza, da cima a fondo. No, non ci credo. Ancora pulizie. Tony, non ce la facciamo più. Non ci va di mettere in ordine. Non possiamo andare a caccia di fantasmi. Possiamo almeno vedere quel mostro viscidone che è stato qui? Dai, Tony, facci fare qualcosa di più emozionante, ti prego! Mi dispiace bambini, non se ne parla. Il vostro compito è quello di tenere la base in ordine e pulita. Coraggio, prima cominciate, prima finite. Uffa! Andiamo, Jonas, Tony ha ragione. Prima cominciamo a pulire e prima finiremo. E poi ce ne andiamo a casa. Ok, Marvin, però. Uffa! Accipicchia! La stanza è messa proprio male. Ci metteremo tutto il giorno a ripulirla. Non so nemmeno da dove cominciare. È un disastro. Ah, mettiamoci al lavoro, ho un'idea. Io pulisco questa parte e tu quell'altra, ok? Ok, mi sembra un buon piano. Iniziamo. Bleh, è tutto sporco. E questo che cos'è? Sembra un cartone di pizza usato. E tutte queste macchie verdi. Marvin, come va da te? Anche qui è tutto sporco e appiccicoso. Queste macchie viscide fanno proprio schifo. E a terra c'è di tutto, guarda, uno sgabello. Ehi Marvin, vieni qui. Vieni, guarda. Che cosa c'è? Guarda qui che cosa c'è per terra. È una pizza intera. Oh no! Sembra abbastanza integra però. Magari dopo vorranno mangiarla. Prendiamola e rimettiamola nel cartone, forza! Che spreco, rovesciare una pizza per terra. Ma Marvin, tu hai mai visto questo mostro? No, mai. Chissà com'è fatto. Deve essere proprio brutto, gigante. E schifoso. Ho ancora molta fame. Che cos'è quello? Altro cibo. Che buono. Lo voglio. Patatine fritte e Coca-Cola, il mio cibo preferito. Ah, chi c'è qui? Un nuovo cliente. Che cosa posso fare per te, mostro? Voglio mangiare, ma non ho soldi. Oh no, questo è un vero peccato. Sarebbe molto triste lasciarti senza cibo, così affamato come sei. Prendi, offri la casa. Una porzione di patatine fritte e una Coca-Cola grande, gratis, solo per te. Buon appetito! Fantastico! Del cibo gratis tutto per me. Lo mangio subito. Miam, 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 miam. Buonissimo, favoloso. Mostro, posso chiederti com'erano le patatine? Erano ottime. Mille grazie, signor venditore. È stato molto gentile. Ora però devo andare. Arrivederci. Arrivederci! Quel mostro viscidone non si è accorto di niente, che sciocco! E adesso andiamo a controllare come se la passano gli acchiappafantasmi. Oh, le patatine fritte erano buonissime, ma ora mi fa male la pancia. Acchiappafantasmi alla centrale, mi sentite? Vediamo delle strane macchie qui fuori. Sono tracce del mostro viscidone, forse? Mi sentite? Mi ricevete? Ah, il mio stomaco! Ma cosa mi sta succedendo? Voglio distruggere gli acchiappafantasmi! Urlo, rompe tutto! È
giunta la vostra ora, chiappa fantasmi! Vi ucciderò! Marvin, hai sentito anche tu? Sì, non sembrava una voce normale. Che succede? Ma da dove viene? Non so, forse da dietro quella porta. Andiamo a vedere. Brrr. Ah, un mostro! Ah! Ma quello è l'incredibile Hulk! Guarda, è dello stesso colore delle macchie viscide! Oh no, aiuto, si avvicina! Vuoi dire che è lui il mostro viscidone? Non lo so! Ah! Jonas, dobbiamo andare via di qui! Corriamo, presto, presto! Va bene, di qua, sbrigati, scappiamo! Devo liberare il dottor Malefico e sua sorella Dana! Jonas, Marvin, ma cos'è tutto questo chiasso? Quante volte devo dirvi che non c'è bisogno di strillare per portare a termine un compito? Ci sono delle persone che stanno cercando di lavorare qui. Dove siete? Oh mio Dio! Il mostriciattolo viscidone si è trasformato nell'incredibile Hulk! Come sarà potuto succedere? Devo fare qualcosa prima che riesca a liberare quei due fantasmi! Oh! Cosa posso? Ecco, questo antidoto fa il caso mio. Dovrebbe riuscire a ritrasformare Hulk nel mostro viscidone, così che possa essere catturato. Oh! Oh no! Che cosa vedo nei miei occhi? Hulk è riuscito ad aprire la porta della gabbia in cui avevamo rinchiuso Dana e il dottor Malefico. Qui si mette male! Oh! Ah, finalmente liberi! Era ora! Scappiamo via prima che ci ricatturino! Andiamo! Ehi, avete sentito anche voi? Che cos'era? Sì, l'ho sentito anch'io. Non ne ho idea. Ehi, guardate! Guardate lassù! C'è qualcuno alla finestra! Ma quello è Tony! Tony, che cosa sta succedendo? Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti, vi prego! Sono in pericolo! Oh, oh, aiuto! Squadra! Dobbiamo tirare Tony giù di lì in fretta! Aspettatemi qui, ho un'idea! Resisti, Tony! Un po' più a sinistra! Ancora un po'! Perfetto, fermi così! Tony, salta giù, ti prendo io, sarai al sicuro! Ma sei pazzo, è pericoloso! Oh, non ho alternative, meglio un salto che l'incredibile Hulk! Salto al 3, 2, 1, via! Uff, meno male, è andato tutto bene! E che atterraggio morbido! Avevi proprio ragione, Stan, sono al sicuro ora! Ehi, Stan? Stan, dove sei? Sono dietro di te! Sono dietro di te! Oh, perdonami Stan, non ti avevo proprio visto. Grazie, mi hai salvato la vita. È un inferno lì dentro. Eccoci qua, siamo salvi ora. Acchiappa fantasmi. Bambini, che cosa è successo lì dentro? Acchiappa fantasmi, abbiamo bisogno di voi. Quel piccolo mostriciattolo viscidone si è trasformato nell'incredibile Hulk e ha liberato il dottor Malefico e Dana dalla loro gabbia. Dobbiamo fermarlo al più presto. Questo è l'antidoto. Sono riuscito a prenderlo prima di scappare. Lo ritrasformerà nel mostro viscidone. Non perdete altro tempo, ragazzi. Dovete entrare in azione immediatamente, altrimenti temo il peggio per noi e la città. Tony, non abbiamo tempo per trasformarlo. Dobbiamo ucciderlo subito. Ragazzi, non riuscirete mai ad ucciderlo mentre Hulk. Dovete per forza usare questo antidoto prima. Correte, acchiappa fantasmi, prendete l'antidoto! Prendetelo! No, non c'è tempo, è troppo rischioso. Preparate le vostre armi a raggi fotonici, squadra! Attacchiamo immediatamente. Ehi, mostriciattolo, guarda qui, siamo dietro di te. Vieni da noi! Oi, oi, quel piccolo mostro è diventato una bestia enorme. Non sono più tanto sicuro che riusciremo a sconfiggerlo. Speriamo che le nostre armi non si rivelino troppo piccole. Bisogna essere coraggiosi, ragazzi. Cerchiamo di prendere bene la mira, squadra. Non possiamo sbagliare. Al 3 facciamo fuoco. Pronti? 1, 2, 3. Fuoco! Stan, non sta funzionando. Il mostro è troppo grande e resistente. Dobbiamo fare qualcos'altro. Inventiamoci un altro passaggio.
Maledizione! Non funziona! Tony aveva ragione! Squadra ritirata! Correte via immediatamente! Acchiappa fantasmi! Vi distruggerò! Scappate via! Allontanatevi il più possibile! Ci serve un'altra strategia! Via! Oh no, guardate, non ha funzionato! Siamo veramente in pericolo! Che cosa facciamo adesso? Tony, dai l'antidoto agli acchiappafantasmi! Lo tireranno contro Hulk! Mi dispiace, ragazzi, ma questo antidoto deve essere ingerito. Non basta il semplice contatto. Dobbiamo trovare un modo per farglielo mangiare, oppure bere. Ma è un piano molto pericoloso. Il mostro è troppo grande e robusto per noi. Dobbiamo stare attenti! Che facciamo? Marvin, penso di avere un'idea. Hai presente tutte le cose che abbiamo trovato stamattina? Sì, penso di aver capito che cosa hai in mente. Andiamo a prenderli, sbrighiamoci. Tony, prendiamo noi l'antidoto. Io e Marvin torniamo dentro. A tra poco! Ok, ragazzi, ecco qui. Mi fido di voi. State attenti. Buona fortuna. Andiamo, Jonas. Ehi, Jonas, eccola lì. La pizza. Ottimo, Marvin. Prendiamola e vestiamoci sopra l'antidoto, così il mostro la mangerà. Ecco, sbrighiamoci. Sono sicuro che funzionerà. Deve funzionare. Ecco fatto. Adesso non dobbiamo fare altro che fargli trovare la pizza. La mangerà in un solo boccone. Andiamo. Oh mio Dio! Che cos'è quella roba? Sta venendo verso di noi! Questa è la fine per gli acchiappafantasmi! Non ho idea di cosa sia e non so come difendermi. Sta per attaccarci. È stato un onore lavorare con voi. Eccovi qui, acchiappafantasmi. Ora vi ho il pugno. Per voi è la fine. Ah! Lasciami! Lasciami immediatamente! Ah! Ehi, mostriciattolo! Guarda qui che cosa abbiamo! Una cosa che ti piace tantissimo! Guarda! Guarda! Abbiamo una pizza! Pizza? Io amo la pizza! Datemela subito! Sì, certo! Prendila pure! La voglio immediatamente! Ma certo, è tutta tua! Questa pizza sembra buonissima! Ora la divoro! Era buonissima! Io amo la pizza! Oh no! Che cos'è questo mal di stomaco? Sì, sta funzionando! Ottimo lavoro, Tony! Siete stati forti, bambini! Oh no! Che cosa è successo? Mi sono trasformato di nuovo! Fantastico, bambini! Ha funzionato! Vieni qui, mostriciattolo, non provare a scappare ora! Per te è finita! Oh no! Non voglio essere catturato! Lasciatemi andare! Mi dispiace, mostro viscidone. Non possiamo lasciarti scappare. Adesso che ti sei ritrasformato, puoi ritornare nella tua gabbia. Ah, meno male. Il mostro viscidone tornerà nella sua gabbia e non potrà più farci del male. Ce l'abbiamo fatta. Ehi, bambini, siete stati bravissimi. Devo proprio farvi i complimenti. Si vede che il tirocinio alla base vi è stato molto utile. Quanto a te, mostriciattolo, per te è finita. Torna subito nella tua gabbia! Adesso! Fuoco, squadra! No! Ciao amici! Grazie per aver guardato un'altra puntata. Iscrivetevi gratuitamente al nostro canale e non perdete le ultime novità. Condividete questo video con i vostri amici e non dimenticate di cliccare mi piace. Grazie ancora e ciao!